De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. Sono giorni di passione in Riva al Sabato, per la Pasqua certo e l'attesa rappresentazione della Via Crucis, ma pure per le scelte di aspiranti sindaci e candidati in vista delle elezioni dell'11 di giugno. Le lancette della politica tornano indietro nel tempo, non all'anno zero, ma a sabato scorso, quando l'assemblea del PD ha deciso a maggioranza per le primarie, a cui però non si è presentato alcun candidato se non il vice sindaco Tuccia. Il rischio di un partito che si squaglia come cioccolata al sole impone in queste ore una serie di riflessioni agli amministratori locali e al PD provinciale. Nessuno ci sta a fare la parte dell'agnello sacrificale, ma nessuno vuol passare neppure come il Giuda, ed è per questo che alla fine un faccia a faccia riservato c'è stato. Il sindaco Spagnuolo e il vice sindaco Tuccia hanno ripreso il dialogo, o quantomeno hanno avviato una tregua. Il tentativo, difficile ma non impossibile, è trovare un accordo sulla possibilità di riaprire le primarie più che di stringere un patto per una candidatura unitaria. Esperito anche l'ultimo tentativo, anche il PD provinciale potrebbe lavarsene le mani liquidando tutto come un fatto locale. Su altri versanti invece si fa sempre più largo l'ipotesi della discesa in campo del cardiologo e medico di base Gerardo Piscopo. Nell'uovo di Pasqua, insomma, possibili nuove sorprese ad Atripalda.